Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Emanuela e oggi non mi truccherò come al solito, ma voglio aprire con voi un pacchetto che mi è arrivato da Pink Panda. Il pacchetto in questione è questo e ho deciso di fare questo video perché è appena arrivato il corriere. Devo dire che l'ordine mi è arrivato dopo circa una settimana. Considerate che il pacco viene da Trieste, se non sbaglio, e io abito in Calabria, quindi circa una settimana. Comunque, queste in genere sono le tempistiche di tutti gli ordini che ho fatto su questo sito. Allora, ora andremo ad aprire il pacco, ma prima voglio dirvi una cosa. Quando ho fatto il video sui prodotti Essence e Catrice, vi avevo già detto che li avevo comprati su questo sito. È un sito dove acquisto spesso, quindi Catrice era la prima volta, ma vari prodotti di Essence li ho comprati su Pinkpanda. Quello che compro spesso su questo sito sono i prodotti di Revolution, sono i prodotti di Nabla perché rivende anche Nabla, poi di altro in genere non compro niente se non LA Girl, no, anche NYX ho comprato su Pinkpanda. Ha anche altri brand che però non ho mai provato. Allora, andiamo ad aprire questo pacco, ma ci vogliono le forbici. All'interno ci sono sia i prodotti che ho comprato io, sia la mystery bag, che arriva facendo un ordine superiore ai 30 euro. Allora, prima di farvi vedere questi prodotti, voglio far vedere la mystery bag il contenuto della mystery bag dell'altra volta. Non ve l'ho fatta vedere perché era già finita, c'era già quella nuova, quindi avevo già fatto quest'ordine e quindi non mi sembrava il caso perché non aveva proprio senso, non li avreste trovati. Allora, nella mystery bag si possono trovare tra i 3 e i 5 prodotti. Io solitamente più di 3-4 prodotti non ho mai trovato, quindi andremo a vedere oggi quanti ne conterrà. L'ultima volta ne ho trovati 4. La solita maschera, perché dovete sapere che almeno a me è capitato, in tutte le mystery bag ho trovato una maschera. Questa è al melograno, come vedete è integra perché ancora non l'ho provata, però ne ho provato altre di questa marca e sono state abbastanza buone. Poi ho trovato uno smalto del brand Weibo, comunque è uno smalto rosso. Rosso, bello acceso, che ripeto ancora non ho provato neanche questo. E ho trovato un matte lipstick adorable sempre di Weibo nella colorazione Choco Kiss. E poi l'ultima cosa che ho trovato stavolta è stata una palette. Non credo di provarla, ma penso che l'andrò a regalare perché la palette in questione ha questi colori, non ha lo specchio, ma come potete capire non sono proprio i colori che mi piacciono, a parte questo che è un bel duochrome sul viola. Comunque, vi ho fatto vedere il contenuto della vecchia mystery bag per vedere se adesso troveremo delle cose interessanti o meno rispetto a quello che ho trovato l'ultima volta. Prima però vi voglio fare vedere, allora, questa è la mystery bag che andremo ad aprire dopo, ma prima vi voglio fare vedere i prodotti che ho acquistato io, perché stavolta ho fatto un ordine di prodotti di Revolution. Se non sbaglio tutti i Revolution ho comprato. Allora, ho comprato, vediamo, non mi ricordo neanche quante cose. Ah, ok. Vi faccio vedere anche il codice promozionale che mi hanno mandato, Spring 10,
valido fino al 30 aprile, fino alle 23.59, che dà diritto al 10% di sconto sul prossimo acquisto sul sito. Avevo lo stesso codice sconto la volta precedente, ma non l'ho utilizzato. E vi spiego il perché. Perché è comodo quando fate un ordine, secondo me, inferiore ai 30 euro, quindi inserite il codice sconto e ottenete il 10% di sconto sul totale. Benissimo. Quando invece fate un ordine superiore ai 30 euro, per esempio intorno a 40 euro, con un codice sconto del 10% avete 4 euro di sconto. Però se inserite questo non potete inserire il codice sconto per avere la mystery bag. Quindi io sinceramente preferisco sempre avere una mystery bag che vale sicuramente più di 4 euro che avrei ottenuto col codice, piuttosto che, ripeto, avere questo sconto. Come potete vedere, ogni prodotto è ben impacchettato. Io ho acquistato diverse cosine, ripeto, di Revolution. Per prima cosa ho comprato un correttore che mi è sembrato abbastanza nuovo, almeno io non l'avevo mai visto, l'Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer con vitamina C nella colorazione Porcelain. Spero che sia una colorazione giusta, ma a vederla così sembrerebbe di sì. Lo andiamo anche ad aprire. Ha il feltro, quindi ha la spugnetta tipo quello di Maybelline, giusto per capirci. Credo che si ruoti anche questo ed esca il prodotto. Li andremo tutti a provare questi prodotti che vi faccio vedere. Come secondo prodotto ho comprato la Bake and Blot Translucent Powder. Quindi non è bianca, sembrerebbe forse in video, ma non è bianca, è proprio color latte, cioè non è proprio bianca come le cifre traslucide. Quindi proveremo anche questa. Poi ho comprato, perché volevo provare una base per occhi diversa, sempre di Revolution, nella colorazione light, non so se si veda, comunque eye base, quindi un eyeshadow primer smooth and creamy. E quindi questo andremo a testarlo per vedere la durata degli ombretti con questa base. Ho comprato poi un rossetto, perché i rossetti di Revolution che ho mi sono sempre piaciuti molto, e la maggior parte di quei rossetti li ho, non ne ho tantissime, però due o tre li ho ricevuti proprio nel mystery bag, anche un doppione. Allora, questo è Matte Lipstick nella colorazione Lust. Questo è il pack rose gold satinato con gli inserti fucsia, e sono dello stesso colore del rossetto, quindi colore Lust, abbiamo detto. E questo sarà la mia prossima prova. Il penultimo prodotto che ho comprato è un blush liquido che si chiama Super Dewy Liquid Blush nella colorazione You Had Me at First Blush, credo che sia questa, sì, insomma un nome lunghissimo, ma la colorazione mi è sembrata molto bella a vederla sul sito. Questo è il tubetto. Facciamo uno swatch giusto di questo per vedere com'è. Allora, esce abbastanza
denso e pigmentato. Vediamo una volta steso. Allora, la consistenza una volta steso è come se fosse un prodotto cream to powder. Non rimane appiccicoso, si vede da vicino, io lo vedo benissimo, ma non rimane appiccicoso, si asciuga molto in fretta, è già asciutto praticamente. E la colorazione mi sembra bella. L'ultimo prodotto che ho comprato, e poi apriamo la mystery bag, è una palette. Allora, le palette di Revolution mi piacciono, soprattutto quelle che ho scelto io, perché in queste mystery bag a volte capita di ricevere delle palette, soprattutto quelle che sono un po' i dupes di palette tipo di Anastasia, anzi sì, penso soprattutto di Anastasia Beverly Hills. Ecco, quelle sono le palette che non ho mai utilizzato, perché sono i dupe di palette che non avrei mai comprato neanche di Anastasia per una questione di colorazioni. Ma stavolta, guardando sul sito, ho visto questa palette nuovissima che mi è piaciuta un sacco, anche per come è fatta, diversa dalle altre. E sto parlando di questa palette, che è la Ultraviolet Reflective Palette. Se non sbaglio ne è uscita anche un'altra con colorazioni però diverse. Allora, è tutta trasparente, vediamo se riesco a... Ah, ok. È tutta trasparente, dicevo, sul viola, e le colorazioni all'interno, non ha uno specchio chiaramente, vedete, trasparente, le colorazioni all'interno sono queste. Mi sembra molto promettente, ci sono, vediamo, 3, 4, 5, 6, 7 matte, 1, 2, 3, 4, 5 shimmer, 6 shimmer e 2 che mi sembrano degli shimmer un pochino più vibranti, più, non lo so, più. Poi li proveremo e vi saprò dire. Comunque, questo era il mio ultimo acquisto. Voglio fare uno swatch giusto di questi colori che mi hanno attirato in video. Questi sono alcuni dei colori shimmer. Non lo so, a vederli così mi sembrano un pochino chiari, poi vedremo con una base sotto come saranno. Se vi interessa vi lascio sotto in descrizione i prodotti che ho comprato con i prezzi. Andiamo adesso ad aprire la mystery bag. Questa è la mystery bag Hello Spring. Quindi spero che ci siano prodotti primaverili, almeno nei colori. Non ho guardato altri video di questa mystery bag proprio perché non volevo sapere niente, mi piacciono le sorprese. E vediamo anche quanti prodotti ci sono all'interno. Ok, prendiamo i piccolini. Allora, questo è Unicorn Magic Lipstick di Mayani, che è lo spoiler, diciamo, della bag, perché sul sito c'era proprio scritto che in tutte le mystery bag ci sarebbe stato uno di questi rossetti di Mayani. Non, dovrebbe essere uno di quei rossetti che cambia in base al pH della pelle. Quindi sulla mia pelle in genere diventano rosa, vedremo. Anzi, facciamo subito la prova, così vi faccio vedere. Allora, ero andata troppo avanti. Il pack è tutto così viola, con un unicorno disegnato e dall'altro lato la scritta Mayani. Il rossetto si presenta di questo colore giallo limone. Lo provo sulla mia pelle, aspetto qualche secondo e vediamo di che colore diventa, ma
se non vedo male, è molto trasparente. Non so se riuscite a vederlo. Poi giustamente sono andata a farlo in una zona dove non riusciremo a piegare. Sta diventando color pesca rosato, sì. Allora, lo lascio così e vediamo fra qualche minuto come diventa. Poi, una maschera. Come vi dicevo, c'è sempre la maschera di mezzo. Questa è una maschera. Allora, il brand, come quello dell'altra maschera, è 7-Eleven. Questa è una maschera esfoliante. Minerali vulcanici. Ok, sta in posa 15 minuti. Vabbè, niente, vi saprò dire come anche questa, perché poi andrò a provarla. Quindi finora abbiamo trovato due prodotti. Andiamo a prenderne un altro di questi più piccoli. Allora, non lo apro neanche, mi rifiuto, perché è Matte Lipstick Adorable di Weibo nella colorazione Choco Kiss, che di prima varile praticamente non ha nulla. Diciamo che in questa bag potevano mettere anche lo stesso rossetto, però che ne so, fucsia, rosa, arancione, ma anche rosso. Invece è la stessa colorazione invernale dell'altro che vi ho fatto vedere prima, che ho già rimosso. Ecco qua. Ora ne ho due, quindi uno che ormai l'ho aperto, lo andrò a provare io, e questo lo regalerò insieme magari alla palette. Poi c'è un correttore, non mi era mai capitato, color banana, new color, cushion contour concealer, sempre di Weibo. È un colore che per me dovrebbe andare benissimo. Certo, non è un colore universale, però qualunque colore non lo sarebbe, insomma. Allora, questo è il correttore. Vediamo com'è. È sempre con la spugnetta, ma esce abbastanza in fretta e devo dire che mi sembra molto chiaro, altro che va bene. Questo è. Si asciuga veramente in fretta e non è per niente luminoso. Allora, come vedete, intanto si è... dov'è? È diventata ancora più rosa il rossetto di Miami. Quindi siamo a 4 prodotti e ce n'è un altro, ed è la prima volta che mi capita di riceverne 5. L'ultimo è una palette, già lo sento. È una palette di Revolution, sicura. Allora, è la... allora, è la Revolution Reloaded Neutrals 3. Vado a controllare e torno. Ok, non ce l'ho. Perché ho la Provocative, la Velvet Rose e l'Iconic 3.0, che sono queste, mentre questa non ce l'ho. Certo, non so di che palette è il dupe questo, però certo non sono proprio colori che utilizzo così spesso, non lo so. Vedremo, se vi può interessare magari ve la farò vedere in un video, fatemi sapere voi. Ok, abbiamo finito, abbiamo spacchettato i prodotti di Revolution che ho comprato io, chiaramente mi sono piaciuti, spero che la palette sia bella sugli occhi per come mi era sembrata, anche se ho paura visto che mi sembrano un pochino chiari i colori. Però l'andremo a provare, quindi sicuramente la prossima volta vi farò un video dove proverò quella palette. Fatemi sapere se c'è qualcos'altro che volete vedere all'opera. I prodotti della Mystery Bag,
stavolta ci sono state delle volte che ho trovato di meglio, ho trovato anche degli illuminanti molto belli di Revolution, insomma delle cose più carine. Sì, la palette a chi piace il genere è un bel omaggio, è la prima volta, ripeto, che ne ho trovato 5 prodotti, però il correttore potrebbe anche funzionare. Ma diciamo che io questo rossetto lo avrei eliminato da questa bag perché non è proprio primaverile, quindi io insomma ci farei un pensierino, fossi in voi di Pink Panda, di cambiare quantomeno le colorazioni, anche perché lo stesso rossetto era nella precedente mystery bag, quindi insomma potevate cambiare. Però comunque sono 5 prodotti in omaggio, quindi grazie lo stesso. Noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticate di iscrivervi al canale, venitemi a seguire anche su Instagram, lasciate un commento qui sotto al video, quindi scrivetemi se avete già provato qualcosa, se vi piacciono le cose che ho comprato, se volete vedere qualcosa in azione, insomma scrivete un po' quello che volete e lasciate anche un like di supporto. Ciao!